Liebefahrgäste, Haltestelle, Berlin Central Bus Station, Berlin Zop, Finish. Danke. Davanti all'appartamento. Eccoci qua. Allora, questo è il nostro letto, molto bello. Comodino, una pianta, un altro comodino con la lampada. Qui c'è un armadio con lo specchio. Qui c'è una scrivania già piena di nostra roba con la sedia. Qui c'è la TV e fuori una specie di parchetto. Poi, uscendo dalla camera, qui c'è il microonde, quello per fare il tè, il frigo, un armadietto. C'è già la vodka? Bene, partiamo bene. E qui invece il bagno. C'è una doccia immensa con anche il bagno schiuma e i sanitari. Buon pomeriggio! Siamo appena usciti, o meglio stiamo uscendo. Facciamo un giro corto perché andiamo solamente a cercare qualche supermercato in zona. Qualche supermercato in zona e per vedere se c'è qualcosa da cena. Dopodiché torneremo in stanza, faremo una doccia, o meglio, io l'ho già fatta, Davide farà la doccia e dopo andremo verso il centro. Abbiamo già fatto il biglietto dei trasporti quando siamo arrivati e abbiamo fatto il settimanale, che costa 60 euro in due. E niente, vediamo cosa troviamo qui in zona. La zona sembra molto bella, tranquilla. È molto vicino al centro, è soltanto due fermate da Alexanderplatz, che è la piazza principale di Berlino, ma lo sapete già. E niente, vediamo cosa troviamo. Siamo già tornati in appartamento. Abbiamo trovato un supermercato che avevo cercato su internet, che si chiama Kaiser, che è a circa 400 metri da qua, in realtà forse anche meno. Ci è piaciuto un sacco perché aveva un sacco di cose, a differenza di Budapest e Vienna, dove non trovavamo mai niente da mangiare. E tra l'altro aveva anche dei super sconti, quindi abbiamo un po' esagerato, abbiamo comprato un sacco di cose e un sacco di caramelle. Questa è la nostra spesa. Abbiamo preso un pacco di 6 bottiglie d'acqua frizzante, perché in estate comunque ogni volta che ne compriamo una ci troviamo sempre senza. Praticamente quando l'acqua è finita, se noi riportiamo indietro tutta la plastica, ci viene restituita la cauzione che abbiamo pagato al momento dell'acquisto, una cosa molto furba secondo noi per la raccolta indifferenziata. Differenziata, non indifferenziata. Poi abbiamo preso la Coca-Cola Light, Tarocca come sempre, fedeli al tarocco. Poi abbiamo preso queste patatine alla paprika, costavano pochissimo, sono 200 grammi, buonissime la paprika, tarocche. Good and gusting. Poi abbiamo preso del bacon, che cotto con la nostra piastra viene sempre buonissimo.
questi hamburger semplici, carne, fontina, formaggio, sottiletta, non lo so, e pane da mangiare stasera. Chicken McNuggets, qua ce ne sono 10, sono 200 grammi. E tutte queste caramelle. Allora, queste ve le voglio far vedere per ultime. Allora, questo è un mix semplice, caramella alla frutta normalissime. Queste qua sono le rane dell'Haribo, bellissime. Poi qua ci sono degli orsetti. I puffi dell'Haribo. Queste qua mi ispirano un sacco, sono tropicali, frutti tropicali. E l'ultimo, tadan, caramella a forma di maialini. Queste mi ispirano un sacco. Cioè, in realtà non saranno molto buone, però sono bellissime. Beh, vi farò sapere se mi piacciono. Però non ho un buco in valigia, quindi posso solo guardare.